E signori, capitolo 13. Sam, mi senti o no? Naufragio. Proviamo lungo la riva. Bisogna trovare Sam, ma siamo in una situazione, direi, piuttosto complicata, perché ci siamo appena schiantati insieme al fratello con la nave e adesso va trovato. Va trovato e chissà dove minchia è. Tanto proporrei di andare di qua. Cazzo. Sam, accidenti! Sam! Qua tipo arrampica, sì. Cioè, sta messo così eppure si arrampica, fantastico. Vabbè, è classico di questo gioco ogni tanto sfociare nel fantascientifico. È abbastanza usuale. Sam, mi senti? No, non ti sento, un cazzo. Probabile. Qua si muore garantito, quindi dietro. Certo, andare a sta velocità, ragazzi, è veramente un supplizio, Non è che siamo arrivati da qui noi? No, perché c'è qualcosa che non mi torna, raga. Il rampino ce l'ha, però se mi fai salire qui vuol dire che è appunto. Adesso mi torna. Adesso sta bene. Che cavolo. Lo sapevo. È vuota. Non ti disperare. Troveremo il problema. Qua si va di qui. Immagino che sicuramente ci sarà qualche bastardo ad aspettarci. L'arma ce l'hai? Nemmeno quella. Che non posso più perdere niente. A parte la vita. Sto parlando da solo. Non posso più perdere niente a parte la vita, ha detto nulla. Pazzia. Non voglio sapere quanto freddo è. Quello è il punto. Ok. Sto bene. Merda. Mi fa morire, ragazzi. Non mollare. Andiamo. Niente, questa pietra aspettava a noi, no? Andiamo. È lì da 650 anni. E aspettava ovviamente noi. Al diavolo. Dai. Aspetta, forse di qua. Bene. Così. Ok, ci va accompagnato col pad, ho capito. Andare avanti. Anche perché non penso ci sia soluzione. Se non appunto andare avanti. Oh cazzo, fanculo. Ma qua c'è il getto continuo? Bastardi. Ah, ok. Aggrappati. Bene, così. Non è che il getto ti manda giù, vero? Bravo, di qua. E dai, che palle. Va bene, non ci dovevamo andare, non ci siamo andati. E fu lì.
che Nate riposò. Dove siamo? Penso nello stesso punto, però. La mia domanda un pochino più generale. S.I. Sig Parvis Magna. Sam. Ho trovato una torcia. Forza. Ma secondo me... Non è Sam. Secondo me ha allertato qualcun altro. Io ne sono sicuro. Ma sicuro, Devo raggiungere quella maledetta montagna. Adesso la raggiungiamo, non vi preoccupate. Non muoverti, Sam. Sto arrivando. Mi sa troppo di campo di battaglia a questo punto qua, ragazzi. Non vorrei sbagliarmi, ma... Puzza. Fai aggrapparti là, bravo. Very good. Ok. Non so perché sei andato di qua, però vabbè. Cerchiamo di sbrigarla prima possibile, va. E dai. Dove ti devo aggrappare? Ah, ok. A parte ci poteva arrivare tranquillamente. Oddio, non lo so. Non lo so. No, no. Forza, forza. No, 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 no. Madonna, che culo. Vabbè, io ho votato per andare qua. Poi vediamo. Beh, non mi è sembrata una pessima scelta in realtà, eh. Anzi, proprio il contrario. Aspetta, Secondino. E via. Ok. Si sale. No, merda, no! No! Madonna, che sfiga che c'ha Nathan, però, eh. È stato... Wow. Sì, poi un giorno ci rimani e non è più stato. Anzi, neanche più sei stato tu perché muori. E quindi manco te. Salta lì. Non è che crolla, eh. Paura di niente sto ragazzo qua, eh. Ok, buono. Sì, è un po' Final Fantasy con quell'acqua lì, con quell'aura azzurra. Rafe. Rafe, te lo dovevi aspettare. Attenzione, Sam. Prova andare lì, a mio rischio e pericolo. Madonna, anche meno, Cane arrapato, anche di meno. Questa non me l'aspettavo. Figurati io.
Abbiamo un problema. Aspetta. Risolto. Risolto. Wow. Ovviamente adesso ci saranno da fare tipo 365 giri per andare da una parte all'altra. Già me lo immagino. Ma tanto col culo che Nathan c'ha, Sam lo troviamo, non vi preoccupate. Saltassi lì? Ok. Volevo essere sicuro. Poi ho capito che è l'unica strada percorribile. Ho già capito dove andare. Perfetto. Accidenti. È temprante. Ciao. C'è un tesorino. Cannocchiale? Esatto. Boh. Era abbastanza evidente, dai. Ok, andiamo di qua. Tanto tutte le strade portano a Roma, quindi non vi preoccupate che in fondo ci si arriva, appunto. Un altro cadavere. Hai visto qualcuno che passava di qui? Alto, smilzo, pieno di stupide idee su un tesoro dei pirati. E ora? E ora qua. Le sporgenze sono utili come il pane proprio. E non ero ironico. Con quegli stivali. Perché infatti te c'è le ciabatte, vero? Ok, tutto molto bello, ma perché non ti sei spostato? Oh, ok. Sei stronzo però, eh. Certo che non ti serve più. Ok. Un'altra bastardata aggiunta dalla cane arrapato per metterci in difficoltà. Sì. Funziona. Però, dai, non è così difficile da usare. Me la ricordavo peggio. La bocca di un castoro è quella montagna lì. Mi assomiglia molto. Vabbè, mega salto qua. Ok, bene. Tutturu tutun tun tun. Aspetta, scendi un secondo. Ok. Merda. Ma com'è che t'hanno visto? Dimmi che in arrivo. Ho visto qualcosa. Movimento tra gli alberi. Siamo nel cuore della giungla qui. Si muove tutto. Ai 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 ai. Io non vedo niente. Mo so cazzi. Ok gente, falso allarme. Tenete gli occhi aperti. Andiamo. Falso allarme, vedrete di no. Adesso la situazione si fa molto seria. Ok, fin dove posso camminare? Fin qui. Ok. Questo potrebbe essere il primo. Giù dai coglioni. Sull'oro del precipizio del prepuzio. Frase della reaction al collegio del Masseo. Niente di particolare. No. Invece sì.
Invece no. Ma che... cos'è stato? Vieni qua. Ma perché non ti sei messo giù? Brutta merda, non ti sei messo giù. Brutta merda, non ti sei messo giù. Brutta merda, non ti sei messo giù. Non c'ho neanche un'arma. Non c'ho niente. Brutta merda, non ti sei messo giù. Adesso col cazzo che mi prendi. Ehi, trovato qualcosa? Niente? Ehi, no, niente. Non lo vedi? Fanculo. Controllate ogni angolo e ogni fessura. Pareva Rafe per un secondo quello. Non è che ci tocca camminare qui. Vieni, amore mio, vieni, vieni. Via dai coglioni. Ok, almeno l'arma ce l'abbiamo. L'arma ce l'abbiamo. Madonna! Che nota che faccio un'uccisione così, ragazzi? Sono proprio scarso. Va bene, siamo a meno 2. Meno 3 in realtà, perché con quello di prima siamo a meno 3. Meno 3 nel senso che te li abbiamo uccisi, non che ne mancano 3, se no, buona. Mi piacerebbe tanto far fuori... Far fuori lui, ma dove cazzo mi hanno visto? Vabbè, dai. Grappati qui. Meno male è un posto con molti alti e bassi, rocce, nascondigli, quindi bene o male nascondersi non è difficile. Però non è difficile neanche, come avete visto, essere individuato, purtroppo. Però ragazzi, i nodi verranno al petto, non vi preoccupate. Ci vorrà il tempo che ci vuole, però... sistemeremo la cosa, ragazzi, non vi preoccupate, la sistemeremo. E ragazzi, è ancora lunga qui, eh. No, perché state venendo qua? Che due coglioni. Ok, dimmi che te ne va di là. Perfetto. Fuori. Ok, forse è tempo per farne fuori un altro, ce l'ho. Forse. Qui niente. Cos'hai trovato? Niente. Qui è libero. Ti troverò. Che c'è rimasto là dietro? Quel bastardone laggiù. Vieni, forza. Bello così. Cazzo duro. Tanto li abbiamo marchiati, poi dopo vediamo come fare. Sarebbe bello tuffarmi su di te e ammazzarti seduta stante. Sarebbe molto bello. Aspetta. Che non ti ci tuffi? Va bene, siamo noi che dobbiamo andare da loro. Fantastico. All right.
Però se continuate ad allontanarvi, non è che mi fate un favore, eh. Forse sono nel punto più brutto possibile, ma vabbè. Avvistato! Accidenti. Dove vado? Di qua. Unico modo per risanarsi, forse no? No, di qua. E forse ancora peggio. Ok, qua non sono sotto tiro, perfetto. Al riparo, lancio una granata. No, 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 no. Ok, buono. Tutto è bene quel che finisce bene, ma per ora di bene non c'è finito un cazzo. L'unico obiettivo è portare i coglioni fuori di qua. E in un modo o nell'altro ci devo riuscire. Forse questa potrebbe essere. Questo potrebbe essere un punto di svolta. Maledizione. Ok. Non ne uscirai vivo. Poi dai coglioni. Lì. Maledizione. Ok. Fai da coglioni anche te. Chi è che spara così? Ah, muori. Oh, bello lì. Perché non c'è trattenimento tipo respiro, una cosa così? Perché? Bello lì. No, bello lì è un cazzo. Sono cascato ma non sono morto. Com'è possibile? Non lo so, ma va bene così. Ho preso un'arma con molti meno proiettili, però molto più efficiente. Questa un colpo ti fa fuori, si è visto. Trovato! Merda. Che granata. Chi è il cecchino? Anzi, dov'è il cecchino? Va bene. Oh oh. Non è che siamo nella merda. Di più. Di più. Ok. È già qualcosa. Wow, per un pezzo. Secondino. Che qua. Qualcuno sta sparando con qualcosa di molto potente. Che non mi piace. Devo essere sincero, non mi piace. E dobbiamo andare a risolvere la situazione. Ok. Fanculo la morale, mi serve qualcosa con tanti proiettili. Non con tanta potenza. Dietro di me non c'è nessuno. E forse quella è la cosa più importante in questo momento. Tanto non mi cogli col laser. Ok. Ah, sei riparato, tranquillo. Sei riparato. Sei te col laser, vero? Sì, sei col Razzoman, sei tu? Ok, niente più Razzoman. C'è granata man, giustamente. Vai su. E vai di qua. Ma perché ti sei arrampicato? Che coglione. Va bene. Intanto qui ci siamo. Il che è importante. Non diamogli punti di riferimento. Brutto stronzo. Avvisa se trovi qualcosa. Merda, è sparito. Sparpagliamoci per lo strato ogni lato.
Ok. Vieni qui. Meno uno. Quante munizioni c'ha? 82, buono. Tra l'altro il caricatore pure è pieno. Ti ho beccato! No, i nemici corazzati sono immuni a qualsiasi cosa. E allora devi salire lì. E allora devi andare giù. Lascia. Via. Bastardi. C'è rimasto solo lui, immagino. Godo. Via dai coglioni. Bello. Bellissimo questo. Lo userò. Lo userò, signori. Lo userò. Ok. Dove sono? E poi potevo tranquillamente scappare, ma vabbè. Io ho questa fissa che li devo far fuori tutti, se no non si ripresentano, però io ho questa fissa, me ne devo togliere. Ok. E adesso? E adesso, boh, sicuramente comprerà qualcun altro, ne sono sicuro. Un altro cadavere. Otto, minchia, 200 anni di più che è lì questa lettera. L'equipaggio di Burns ha avuto fortuna quanto me con questo tesoro. Vai. Porca troia. Per poco non ti ammazzavo. Pensava fosse Rafe, vero? Stai bene? Sì, sono ancora in piedi. È bello che tu sia ancora vivo. Andiamo. Un tesoro ci aspetta. Un attimo, Sam. Che stiamo facendo? Che vuoi dire? Voglio dire che le scorte sono sul fondo dell'Oceano Indiano. Allora andiamo a rubarle all'esercito di Nadine. Sì, a proposito. Siamo noi contro un esercito. Per ora ce la siamo cavata bene. Finendo dispersi in mezzo al nulla. Stavamo cercando di venire qui. Sì, ma avevamo un piano di fuga. Senti, la butto lì. Proposta assurda. Perché non scendiamo e rubiamo una delle barche di Rafe? Le barche? E sei matto? Sai perché siamo qui? Perché la mia salvezza ha un prezzo. Ok? E per saldarlo, entreremo in quella giungla e troveremo Libertalia. Tu hai trovato qualche traccia di un'enorme colonia pirata? Perché io non ho visto nulla. È un po' tardi per i ripensamenti, non credi? Senti, possiamo prendere in considerazione l'idea che il progetto di Avery di un'utopia pirata è fallito e ci siamo lasciati trasportare da questa suggestione, invece di trovare una reale soluzione al tuo problema? Se taccerò quest'isola, palmo a palmo, se serve, finché non troverò il tesoro. Quindi, se sei confuso sul motivo per cui sei qui, puoi tornare a casa, Nathan. Ehi, tornare a casa? Mi prendi in giro? Hai idea di cosa ho sacrificato per essere qui? E quello che ho sacrificato io? Gli ultimi 15 anni della mia non vita? Non c'entra nulla con tutto questo! C'entra con tutto questo e come? Che c'è?
puttana. Il teschio girato. Vuoi ancora andare a casa? Eh no. Vediamo che altro scopriamo. Sempre capitolo 13, eh? Pensavo fosse la cazzina separatrice dei capitoli, invece no. Sì, scusa, Fra. Mi prenda un colpo. Già, speriamo che il resto non sia sepolto sotto secoli di polvere e roccia. Sì, sono passato di lì. Problemi? Risolviteli. Sam, qua su. Arrivo. No. Vabbè. No. Uffa. Da quella porticina lì ci passavo anch'io, eh. Resti a parte. Nessuno in casa. Questo posto ha visto giorni migliori. Già, al tetto serve. Striscia, no? Sam, di qua. Ah, è stato inutile. Ehi, Nathan, forse ho trovato un passaggio. Pensa che c'ero stato prima io lì. Vabbè. Andiamo da questa parte. Allora, non andiamo da quella parte, andiamo da questa. Quanta polvere. Da paura. Qua c'è qualcosa? Ah, non vedevo l'ora di sgranchirmi. Aspetta. Qua. Vabbè, indifferente, credo. Sì, totalmente indifferente. Indifferentissimo. Sì, assolutamente. Da strada per nulla. Ok, allora. Qua serve a qualcosa? Manco per un tesorino che non mi cago? No, fantastico. Una cassa, ho un'idea. Mettiamo un po' di musica. E andiamo. Attento! Ci siamo. Ah, proprio lì, la voleva lanciare la lanciata. Fantastico, grande Nate. Devi vederla. Bello. Cazzo, bellissimo. Che cosa vedi? Tua madre. Fratello. Niente case, strada larga. Si direbbe un quartiere commerciale. Sì, grazie dell'analisi, Nathan. Dai, cosa vedi? Vuoi proprio sentirmelo dire? Voglio proprio sentirtelo dire. Ok. Libertalia. Libertalia! La mitica utopia pirata a lungo perduta, scoperta dopo 300 anni dal mitico Samuel Drake. E dal più giovane e meno affascinante fratello che ha avuto la fortuna di accompagnarlo. Sai, sapevo che avresti fatto qualcosa di buono. Guarda che non è la prima città perduta che scopro. Shh, dai. Goditi il momento. È classico che in ogni Uncharted stai lì, boschi, mari, eccetera, eccetera. Che dici di quelle difficili? Poi giungi. Ah, intendi quello. Trovi un buco così. Ci passi nel mezzo e scopri immense città come questa. È bellissimo. È tutto. Ed è bellissimo anche il fatto che siamo arrivati al capitolo 14. Raggiungimi in paradiso. Miseria ladra, Nathan! È questo il tuo essere senza parole? Aspetta. Impiegato a costruire questo posto. Anni, decenni forse. Ma come hanno fatto a tenerlo segreto per tutto questo tempo?
Non si sa.